Un buon risentirci a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che riprende la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo dopo un intervallo. Ricordo per tutte le telefonate che sono arrivate, e sono state tante, che Mario oggi non ha trasmesso, ha mandato soltanto abbiamo mandato una sua cassetta per riempire un po' il suo spazio, intervallando, proprio per intervallare le due trasmissioni. E niente, non c'era, per cui non vi potevo mettere in diretta, insomma. Noi ricominciamo la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ricordo che non prendo le telefonate all'inizio della trasmissione, soltanto verso la fine della trasmissione. E nella trasmissione di oggi concluderò il libro dell'Anticristo. Abbiamo parlato della lettura del libro dell'Anticristo. Abbiamo parlato fin dall'inizio del Vangelo dell'Anticristo, abbiamo parlato della via umana al divenire eterni, abbiamo parlato della fondazione della libertà, abbiamo parlato dell'Anticristo e il mondo circostante, e la quinta parte che noi andiamo ad affrontare è la menzogna cristiana sulla realtà di Dio. La menzogna cristiana sulla realtà di Dio, che è l'ultimo pezzo del libro dell'Anticristo, parte dall'analisi di alcuni frammenti della Critica alla ragion pura di Kant. Praticamente cos'è che va a dire a Kant in sostanza? Caro signore, tu è vero che affermi che tutte le prove sull'esistenza di Dio sono false perché non si può provare all'interno della ragione l'esistenza di Dio, però è altrettanto vero che alla fine di tutto il tuo libro tu dici: ma io a Dio voglio crederci, dunque Dio esiste. Ricordo sempre che non prendo le telefonate, per cui inutile che tentate di telefonare verso la fine della trasmissione, quando mancherà un quarto alle 8 circa, allora prenderò sulle telefonate. Abbiate pazienza, ma devo per forza finire. Per me questo significa pubblicare il libro dell'Anticristo. Niente, l'ultima parte è, ripeto, la menzogna cristiana sulla realtà di Dio. E in quest'ultima parte è venuto fuori da un po' di tempo un libro di Umberto Eco che parla Kant e l'ornitorinco. In pratica, qual è il concetto? Il concetto è che Kant non aveva idee, non aveva una sola idea di trasformazione, non aveva nessuna idea di costruzione dell'individuo. Cioè, l'individuo era comunque creato da Dio o comunque da una forza che lui identificava con Dio, al quale voleva credere. In realtà l'essere umano, come ogni essere della natura, si è trasformato, è divenuto, ha costruito se stesso generazione dopo generazione. E Umberto Eco, da buon filosofo, ne contesta Kant, o comunque lo integra. Io non ho letto Kant e l'ornitorinco, però grosso modo il discorso penso di sapere che è questo, perché non ci sono tanti discorsi da fare oltre a questo, visto chi è Umberto Eco e visto chi è Kant, insomma. E allora, partendo da questo, io critico Kant e critico le sue affermazioni sul fatto che non esiste nessuna prova che Dio esiste. Ed è vero che non esiste nessuna prova che Dio esiste. Però questo non significa dire: vabbè, ma io comunque in Dio ci credo. Se tu affermi che Dio agisce nelle azioni umane e provi che le affermazioni fatte per provare l'esistenza di Dio sono false, ergo devi dire che Dio è solo un'invenzione. Non puoi dire: ma io tanto ci voglio credere anche se nessuna prova è valida. Questa è la roba più aberrante, perché si dimostra la falsità di ogni prova sull'esistenza di Dio e nello stesso tempo si riafferma l'esistenza di Dio come condizionamento educazionale, cioè si consente di stuprare i bambini per provare che comunque Dio esiste. Per questo a me non sta bene il discorso kantiano, però mi interessa proprio perché Kant, comincia a disarticolare quello che è, i moduli con cui il cristianesimo si impone sugli esseri umani. Oggi termino la lettura del libro dell'Anticristo, sono solo 2 o 3 pagine, insomma sono poca roba, anche se il discorso è abbastanza ostico, ma non più di tanto in ogni caso. E dalla prossima volta comincerò la lettura del Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Però salterò del Gesù di Nazareth e l'infamia umana, salterò sia il commentario al Vangelo di Marco, che fa parte della prima parte del Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Salterò il commento di punti comuni ai vari Vangeli, che praticamente ha preso vari aspetti dei Vangeli che sono comuni a tutti e quattro, comunque almeno tre, e un commento di questi. E
E salterò, che sono praticamente il corpo portante del libro, salterò anche il discorso sul verbo di Giovanni, che ha fatto il discorso sul verbo di Giovanni, confrontato col Giovanni apocrifo, cioè uno dei Vangeli gnostici. Praticamente qual è la differenza fondamentale? È che l'uno si riferisce alla ragione, al controllo delle persone in quanto persone e come le persone vengono descritte, mentre invece Giovanni apocrifo va molto oltre a tutto questo, cioè c'è una differenza spaventosa fra le due cose. E mentre l'una porta la schiavitù, cioè parlo al Vangelo di Giovanni, il suo discorso sul verbo, il discorso di Giovanni apocrifo è un tentativo di costruire la libertà degli esseri, anche se, ripeto, è un tentativo fallito della stregoneria. Salterò queste tre parti che vi ho detto e affronterò soltanto una parte del Gesù di Nazareth in famiglia umana, e cioè la relazione fra Gesù di Nazareth e i farisei. Chi sono i farisei? I farisei sono i pii, cioè sono quelli che con l'arrivo dei greci, portati essenzialmente da Alessandro Magno, che vanno a conquistare, decidono di chiudersi, di salvare le tradizioni bibliche, le tradizioni della Bibbia. Per quanto queste siano discutibili, cioè io non le accetto assolutamente, e vi ho già dato ampia prova. Però cosa succede? Che questi qua hanno un sentire religioso molto profondo e si confrontano col Gesù di Nazareth. Cioè in tutti e quattro i Vangeli abbiamo questo confronto, dove mentre in Marco, in Matteo e in Luca i farisei sono parte della popolazione, cioè sono della gente come le altre, tant'è che invitano anche a cena Gesù per discutere, cioè hanno questo rapporto con la popolazione. In Giovanni i farisei spariscono come popolazione e riappaiono accanto ai gran sacerdoti, cioè i gran sacerdoti, e appaiono in una funzione di comando sociale, per cui Giovanni stravolge un po' il discorso sui farisei. Non sono più gente qualunque contro la quale Gesù si incazza e dice parolacce, ma sono il comando sociale, perché Giovanni vuole giustificare il fatto che Gesù fosse cattivo nei confronti dei farisei. Bene, dall'estrapolazione di queste parti, credo di averle estrapolate quasi tutte, però qualcuna può darsi che mi sia sfuggita, estrarremo gli insegnamenti che dallo scontro, cioè che lo scontro fra Gesù e i farisei produce, gli insegnamenti dottrinali che da questi ne derivano e come questi insegnamenti dottrinali vengono applicati dalla Chiesa Cattolica nelle relazioni con le persone, nelle relazioni con i sistemi sociali, in un arco di storia che va dal 400 d.C. fino ai giorni nostri, tant'è che c'è un episodio anche con Wojtyla in mezzo. Per cui prenderemo un episodio della storia della Chiesa Cattolica e lo confronteremo con l'insegnamento dato da Gesù nel suo scontro con i farisei. Di questo leggerò, per cui ci sarà l'inizio, la lettura del brano tratto dal Vangelo. Ricordo che io uso normalmente un Vangelo tradotto dall'aramaico, quello delle Paoline, tanto per dirci, poi se magari non era tradotto dall'aramaico, passatemi queste cose, io non sono uno storico, io sono un apprendista stregone, per cui non sono né un archeologo né niente. E ci sarà la lettura del brano del Vangelo, il commento al brano del Vangelo, la situazione storica che andiamo a individuare e il commento alla situazione storica in relazione al brano del Vangelo che abbiamo letto, per cui chiunque potrà farsi un'idea. Abbiamo visto prima che nei vari Vangeli ci sono cose leggermente diverse. Parlando con Marco, abbiamo visto che in un Vangelo c'è scritto in riva al lago e in un altro Vangelo c'è scritto in riva al mare. Per cui, per sapere qual è la cosa giusta o più giusta, bisognerebbe vedere i testi originali, i testi più antichi. Però a me, tutto sommato, non è che me ne freghi più di tanto. A me mi interessano i meccanismi, mi interessano gli insegnamenti, mi interessa l'apparato dottrinale e come questo viene ad incidere sui sistemi sociali. Bene, continuiamo allora la lettura del libro dell'Anticristo. Il capitolo è la quarta parte, è la menzogna cristiana sulla realtà di Dio ed è un commento ai a pezzi da Kant, della Critica alla ragion pura.
Riprendo da dove eravamo rimasti l'ultima volta. La libertà, si può affermare, implica scelte coscienti, valutazioni, e queste sono prerogative dell'essere umano. Errore. Non prerogative dell'essere umano, ma prerogativa dell'essere vivente, perché nessuno può affermare l'incoscienza delle scelte dell'essere giaguaro nella scelta di inseguire quella determinata preda, o di non inseguirla, qualora quella caccia non sia economicamente vantaggiosa. Ciò vale per ogni vivente, sia animale che vegetale. Può essere attribuita anche ai non viventi. Un corso d'acqua scorre dalla montagna, dove è la sorgente, e si apre un varco fino al mare. Oggi sembra siamo in grado di stabilire con buona approssimazione leggi e principi a cui il corso d'acqua obbedisce nel suo movimento. Con buona approssimazione, in quanto lo sconosciuto non è considerabile. Nessuno può affermare che il corso d'acqua non agisca come adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Si obietta immediatamente che il corso d'acqua non ha una propria coscienza, cioè, in questo caso, la capacità di scegliere fra più elementi, indice inequivocabile di coscienza di sé. A prescindere dal fatto che non possiamo stabilire a priori la non esistenza della coscienza di sé dell'essere fiume, potremmo sempre ipotizzare una coscienza come parte di una più grande coscienza, quella del pianeta Terra, ma non abbiamo nemmeno coscienze tali da escluderlo. Quando noi escludiamo la coscienza di sé all'interno degli oggetti, ciò avviene per condizionamento educazionale, dove già appare ardito il considerare la coscienza di sé negli esseri animali, non parliamo di esseri virus e di esseri batteri, e ancor più delle piante, non certo per il possesso di elementi attraverso i quali possiamo educare a priori tale coscienza di sé. D'altro canto, ogni scelta della libertà si piega sempre alla costrizione, la quale, a sua volta, è esercizio della libertà che si piega sempre alla costrizione, la quale a sua volta è esercizio di libertà di un essere più forte nello specifico. Il fatto per cui l'acqua del fiume va dalle montagne al mare è un atto di adattamento ad una variabile oggettiva costrittiva. Anche la scelta di un bambino è adattamento ad una variabile o a più variabili oggettive costrittive. Ciò non significa non esercitare la propria libertà nel nascere, significa esercitare la libertà all'interno delle condizioni imposte. Per analogia possiamo dire che il fiume esercita la propria libertà all'interno di condizioni imposte. Pensiero azzardato, ma perché escluderlo a priori? Comunque molto più reale dell'essere assolutamente necessario. La mia struttura materiale ha buona percentuale di materia inerte, o considerabile come tale. Tale organizzazione costituisce una coscienza di me. Il fatto che io non percepisca le coscienze di sé degli oggetti circostanti non significa la non esistenza di queste, può significare semplicemente la mia insufficienza o incapacità o inutilità funzionale nella loro percezione. Seguendo questa esposizione concettuale, si può obiettare, nulla esclude un'eventuale esistenza dell'essere assolutamente necessario, al tempo. Quando io considero l'ipotesi, con giudizio sospeso in quanto non verificabile con oggetti cosiddetti inanimati da parte della ragione, secondo la quale oggetti inanimati potrebbero essere in possesso di una coscienza di sé, è dovuta al trasferimento del riflesso di me, della mia materialità sugli oggetti, i quali sono comunque costituiti da sostanze paragonabili a quelle costituenti la mia fisicità. Tale considerazione non determina in me una diversa valutazione dell'oggetto inanimato, che continuerò ad usare secondo le mie necessità. Lascio semplicemente sospeso il giudizio di un'ipotesi concettuale assolutamente diversa da quella dell'essere assolutamente necessario. Le prove fisico-teologiche sono semplicemente giochi per ingannare esseri umani ingenui e disponibili. Era un tempo diverso, la scienza non era. Era l'oscurantismo, il divieto di chiedersi il perché delle cose e cercare delle risposte. Erano armi attraverso le quali la fede era imposta. Era l'oscurantismo imposto, era la non ricerca della coscienza e della consapevolezza pura. Per chi la praticava, i roghi e la tortura. Ma parliamo di queste prove. Il mondo è ordinato con grande sapienza. 2. Le cose della natura, accordandosi per un fine, mai avrebbero potuto farlo da sole. Solo un principio ordinatore poteva farlo. 3. Ci deve essere una causa, non semplicemente come natura onnipotente, ma come intelligenza per la sua libertà. 4. L'unità di questa causa si può desumere dall'unità delle relazioni fra le parti del mondo come mezzi di. Come pezzi di un'opera d'arte.
Tutte queste prove sono la negazione oggettiva dell'essere assolutamente necessario. Proprio queste prove dimostrano l'inconsistenza del concetto di un Dio creatore. L'ordine del mondo è ottenuto mediante l'adattamento delle singole parti, le quali, nel loro continuo rapportarsi fra loro, creano reciproco adattamento. Questo reciproco adattamento avviene sia nei grandi ammassi stellari, sia fra le infime particelle della materia, fra i grandi organismi della natura e microrganismi unicellulari, all'interno dei quali esiste una diversa serie di cambiamenti con diverse percezioni del tempo. Le cose della natura sono cose in sé, sono esseri coscienti di sé, capaci di adattare la propria soggettività al variare delle condizioni oggettive. Questa è la grande libertà della natura e la direzione che essa intraprende sulla sua via dell'evoluzione. La grande libertà della natura altro non è che la risultante della libertà di tutti gli esseri all'interno della natura stessa. In natura esistono colonie di esseri agenti come se fossero un solo essere, e sono un solo essere in quanto una parte al servizio del tutto, e il tutto della parte. Tutti insieme rappresentano una sola coscienza di sé, come lo so, lo so. In ogni caso, le cellule della mia mano sono vive, ma sono specializzate per servire il tutto. La mia mano vive, ma non tratta di filosofia trascendentale e non è nemmeno in grado di alimentarsi. Una termite riproduttiva è in grado di fare uova, ma non è in grado di difendersi né di procurarsi da mangiare. Le termiti guerriere ed operaie possono fare ciò, ma non possono fare uova. Perché dunque la mia mano e il mio cervello partecipano nel determinare l'io sono, e ciò non può avvenire per le formiche, le api, le termiti, tutte insieme a determinare l'io sono. Ripeto il concetto. Perché dunque la mia mano e il mio cervello partecipano nel determinare l'io sono, e ciò non può avvenire per le formiche, le api, le termiti, tutte insieme a determinare l'io sono. Quanto squallore nell'essere umano, postosi al centro dell'universo e sopra di sé un Dio creatore, sordo e cieco all'immensità del circostante. L'unità delle cause si possono documentare dalle relazioni fra le parti. La causa non documenta un bel niente, al massimo l'insieme di concause determinano l'adattamento soggettivo delle varie specie alle variabili, ma null'altro. La natura ha un fine? La ragione ci dice il fine della natura. La propria conservazione attraverso la propria riproduzione. A livello della ragione, l'unico fine della natura è la natura stessa. Se saltiamo il piano nella percezione, osserviamo il percorso della natura nel generare forme di vita sempre più complesse. Potremmo azzardare come fine della natura sia quella di generare l'essere incondizionato. Essere incondizionato non come creatore e ordinatore della natura, ma come costruzione della natura attraverso adattamenti successivi e aggregazioni successive di singole coscienze di sé, sempre più complesse, dove la risultante di tutte queste coscienze di sé è una coscienza di sé detta natura, un essere poderoso, capace di convogliare energia vitale lì dove necessita per la propria sopravvivenza. Può esserci un fine diverso? Gli adoratori di dei preferiscono considerare la natura un gingillo nelle mani di un dio capriccioso e assassino, piuttosto che considerare l'enormità dentro la quale stiamo vivendo. Le cellule della mia mano sono coscienti della capacità di pensare del mio cervello? Il mio dente incisivo è cosciente dell'abilità del mio piede, eppure io sono cosciente di mani, piedi, denti e cervello, ed esercito il mio adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. Se fossi un essere saguaro nel deserto di Sonora, eserciterei l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive proprie dell'essere saguaro nel deserto di Sonora. Così, se fossi piede, eserciterei la prerogativa di essere piede, se fossi dente, eccetera. Dunque, se io dovessi dare un minimo di valore alle cosiddette prove fisico-teologiche, dovrei mettere l'essere incondizionato come fine della trasformazione della natura e non come causa di essa. Qui Kant rifiuta di farsi fregare dall'imbecillità del suo tempo. L'ordine della natura, tutt'al più, potrebbe dimostrare l'opera di un architetto del mondo, più che quella di un Dio creatore. Dicono gli adoratori di dei, chi creò il caos originario se non il Dio stesso? Chi fu se non il pensiero divino? Dura risposta, tale da allontanare oltre la critica e
eppure tanto stupida come domanda da non valere la pena di soffermarcisi, se non fossero questo tipo di domande che, attraverso l'imbarazzo delle risposte, costituisce punto di forza del loro credo. Quando una proposizione non si può dimostrare e non si può dimostrare l'opposto, questa viene assolta per insufficienza di prove e tanto basta agli adoratori di dei per continuare nella loro opera di terrore. C'è la verifica ed è la vita degli esseri umani. Quanto serve a costruire terrore ed angoscia è falso e illusorio. Pertanto la condanna avviene davanti al tribunale della vita. Io sono quello che sono e sono in grado di proiettare il mio essere in tutte le direzioni dello spazio e del tempo, da me concepibili, mantenendo sempre il mio grado di consapevolezza di essere umano. Sono in grado di essere là all'origine dei cambiamenti, un disco giallo in campo nero, e poi il caos. È la visione della Blavatsky, che poi costei l'abbia vista su un libro o abbia percorso a ritroso le grandi linee dei cambiamenti, questo dipende dalla sua soggettività. Quello da me visto altro non era ciò che è ora organizzato in maniera diversa. La mia coscienza giunge solo fin là, ma è sufficiente per distinguere il bisbiglio viscido e arrogante di un miserabile essere luminoso che per soddisfare i suoi bisogni si proclama Dio creatore davanti a chi muore di terrore, non sapendolo ad affrontare, dal canto di espansione dell'universo che attraverso un numero infinito di adattamenti percorre la via dello sviluppo della coscienza di sé. Se devo presentarmi davanti al tribunale della vita, io sono pronto. Di fronte al tribunale della logica non esistono soluzioni per insufficienza di prove e il comprensibile per l'essere umano è limitato dal proprio essere, i cui limiti comunque sono inimmaginabili per gli adoratori di dei. È opportuna la precisazione kantiana per non cadere nella trappola dell'illusione. Ricordo Reich e il suo ascolto a piccolo uomo. Ci lasciò la vita sopra i microscopi e nelle camere organiche e fu condannato da chi non aveva tempo per verificare la conoscenza, né aveva interesse a farlo. Veniamo ora a quel duello all'ultimo sangue combattuto nella filosofia, contrapponendo deisti a teisti. I deisti, in ordine di tempo, sono l'ultima invenzione degli adoratori di dei. Scacciato il loro Dio dalla natura e dalle faccende dell'universo, ecco trovare il suo ultimo rifugio nella ragione umana. Dio noi lo conosciamo attraverso la ragione. Egli è una realtà, ma non si può determinare di più, davvero? Nella ragione umana sono radicate alcune migliaia di anni di condizionamento educazionale. Voi, dicono gli adoratori di dei, i gestori della disperazione umana, tanto a mano che diventate vecchi, o a mano che i problemi della vita vi sopraffarranno, qui da noi tornerete. Noi gestiremo le galere, gli ospedali, i sanatori, gli asili infantili, la miseria degli emarginati, gli ospizi, le comunità di recupero per tossici dipendenti. Ora sei giovane, sprizzi energia da tutti i pori, ma il sistema sociale da noi organizzato ti succhierà quell'energia poco a poco. E poi quando tornerai da noi sarai pronto ad accettare tutto quello da noi voluto. Ecco, signori, il ribelle, il mangiapreti. Ecco, guardate come l'ha ridotto la sua morale senza Dio. Non sono state solo alcune migliaia di anni di condizionamento educazionale. Sono state alcune migliaia di anni di castrazioni fisiche dell'intera specie nelle regioni europee. Negli ultimi 2000 anni in particolare è stata combattuta da parte dei sistemi sociali l'avanzata del Dio assoluto e il consolidamento del proprio dominio. Per 2000 anni i cristiani procedettero alla mattanza degli oppositori, sia religiosi che sociali. Castrarono il sistema sociale privandolo di quegli individui la cui genialità, percezione e sensibilità erano in grado di portarlo fuori dalle secche dell'oscurantismo. Incapaci di farsi i fatti propri, o proprio perché questi erano i loro bisogni, costoro, nel tentativo di mettere se stessi al servizio del sistema sociale, in realtà mettevano se stessi nelle mani del boia cristiano. Così è venuto formandosi il Dio conosciuto attraverso la ragione. Così è venuta formandosi la dipendenza della ragione da quel fantasma annidiatosi al suo interno. Non idea trascendentale, ma risultato di una dura lotta per l'addomesticamento dell'essere umano. Il secondo concetto, quello teista, è più interessante. Fu indubbiamente il padre del degenerato deismo, ma possedeva una prerogativa pericolosa.
alcuni degli effetti generanti l'elaborazione teista cadevano sotto la percezione dei sensi, o almeno, in alcuni casi, avevano un aspetto recepito e pensato dalla ragione come oggetto del quotidiano. Si consideri ad esempio il sole o Madre Terra e quanti culti questi hanno generato. Una struttura religiosa basata su tali elementi è di estrema pericolosità per il comando sociale, del sistema sociale. Si consideri a proposito della concorrenzialità avvenuta a Roma nei primi 3 secoli dell'era cristiana fra cristiani e mitriaci. I suoi dei sono sottoposti all'analisi degli individui del sistema sociale e in qualsiasi momento chiunque poteva rapportarvisi e, con l'ausilio di circostanze favorevoli, mettere in discussione il comando sociale. Il teismo delineava un Dio reale e tale Dio reale non era difficile, non era facile, da contattare. Il teismo delineava un Dio reale e tale Dio non era difficile da contattare. L'uso di sostanze psicotrope ebbe una parte non secondaria. Erano alcune migliaia di anni che l'essere umano si cibava di funghi e piante, ed ogni esperienza di percezione alterata era sia fonte di piacere, sia percezione di relazione con la divinità. Ricordate Dioniso e le sue Baccanti. L'uso di sostanze eccitanti e di sostanze alcoliche nei riti orfici, prima e dionisiaci poi, non furono immuni dalla necessità della ricerca del Dio. E non furono i soli, come testimoniano i riti estatici con caduta in trance e perdita di conoscenza praticati abbondantemente dalle cosiddette tribù primitive. Questo tipo di religiosità era pericoloso per un comando sociale in formazione, pronto per staccarsi dal sistema sociale. Chiunque trovava una manita muscaria e sopravviveva al pasto, poteva entrare in rapporto col Dio. Chiunque fosse affamato poteva essere posseduto da visioni. Chiunque si ubriacava o danzava poteva essere portavoce di una divinità. Il rapporto col mondo quotidiano attraverso l'alterazione della percezione sensoria non è gestibile dal comando sociale. È utilizzabile soltanto da società di individui viventi attraverso un rapporto dialettico con la natura e sottoposti ad un comando sociale praticamente inesistente, anche se funzionale ai propri bisogni organizzativi. Il teismo, a differenza del deismo, ha origine dall'empirico, anche se questo empirico non è quello dei sensi della ragione nel quotidiano. Nelle società tribali, fenomeni di percezione alterata erano e sono comuni, tanto che a tali fenomeni venivano delegate molte decisioni e la percezione di conoscenze extrasensoriali erano comuni. È ipotizzabile fossero questi rapporti la base delle religioni. Fu solo in un secondo tempo che il comando sociale sfruttò l'adesione a queste da parte dei sistemi sociali per assumere e radicalizzare il controllo sovrapponendo credenze diverse a lui più funzionali. Il teismo ha una sua ragione di essere. Può essere considerato come una forma di percezione alterata della coscienza extraumane ed extrasensibili, che secondo tali percezioni ci circondano al di là di quanto comune sia questa percezione. Solo in un secondo tempo e solo nelle società più civili, nel senso reale ed attuale del termine, che il concetto teista ebbe il primo momento di trasformazione. Dalla percezione delle coscienze extrasensorie si passò alla percezione di un essere superiore, all'essere supremo, uguale e superiore al comando sociale dal quale quest'ultimo veniva legittimato. Ricordate Dio come emanazione di Dio, il re come emanazione di Dio. Nella mente dell'essere umano iniziava il martellamento degli aggettivi e l'esaltazione della possenza di tali esseri. Ogni volta, allo sviluppo della percezione extrasensoriale, le immagini venivano modificate dal condizionamento educazionale e quelle, da semplici coscienze, assunsero aspetto umano, apparendo sempre più terribili. Il comando sociale stava raggiungendo il suo scopo nell'uso della religione come strumento di controllo e coercizione del sistema sociale. Il comando sociale comprese, nel corso dei secoli, la necessità dell'allontanamento dell'essere sociale dalla spontaneità dei rapporti con la natura, riducendolo in schiavitù. La schiavitù fece scordare all'essere umano sociale come venire in contatto con gli spiriti della natura. Questi divennero muti. Si può obiettare, razionalmente parlando, che fossero solo proiezioni interne alla mente alterata dall'uso di sostanze psicotrope o stati di percezione psichica. Non si può negare, comunque, uno scambio di informazioni ridotto a zero per l'intervento del comando sociale. Il teismo è in grado di tornare al rapporto con le coscienze della natura.
Il deismo costringe il pensiero a ruotare attorno agli aggettivi attraverso i quali viene offuscato il vuoto nella consistenza del pensiero dell'essere assolutamente necessario o essere originario. Scusate un attimo solo. Le coscienze raggiunte dall'alterazione della percezione, sia che siano considerate proiezioni interne di immagini, che percezioni di coscienza all'interno della natura, non sono mai l'essere originario, ma solo presenze spesso scambiate per elementi pensati del condizionamento educazionale specifico dell'essere umano, percettore o proiettore, come si voglia considerarlo. La teologia naturale, ne do atto, per le motivazioni di cui sopra, quando viene spulciata dagli aggettivi e dal condizionamento educazionale proprio del comando sociale, ha una sua ragione di essere. E come afferma Kant, proprio nei movimenti della natura si hanno i due movimenti da egli considerati, natura e libertà, dove l'uno non può esistere senza l'altro, anche nella nostra concezione del pensato quotidiano, finché tale pensato è circoscritto dal corpo fisico, il quale, pur nelle condizioni da esso imposte, è natura e libertà. Natura e libertà nelle condizioni imposte sono proprie di qualsiasi essere, dal battere al crostaceo, al verme della terra, al mammifero, uomo compreso. Tutti costoro, regno vegetale compreso, attuano la loro libertà nella natura attraverso le condizioni imposte dal proprio essere. Non possiamo assolutamente desumere l'intelligenza suprema. Non esistono le condizioni. A meno che non consideriamo singole parti della natura come parti di un tutto e accenniamo alla possibilità di non essere parte della natura, ma bensì parte dell'essere natura. Anche questo concetto, pur essendo più reale, come trasposizione nel quotidiano, è comunque ben diverso dal concetto dell'essere supremo. Non essendo in grado di dimostrare a chiunque l'esistenza di una coscienza unitaria della natura, e pertanto considerando questa come un essere eccezionalmente grande rispetto alle nostre specifiche capacità di comprensione, quale può essere il nostro atteggiamento nei confronti dello stesso? Non certo quello di sudditanza. Posso io chiedere al mio piede di inchinarsi di fronte a me? Al contrario, io devo favorire lo sviluppo del mio piede, devo favorire lo sviluppo di ogni mia parte in rapporto con le altre parti, al fine di affrontare nelle migliori condizioni possibili l'oggettività nella quale mi trovo ad esistere. Mio compito sarebbe lo sviluppo di varie parti da usare principalmente nell'affrontare condizioni specifiche e rallentarne lo sviluppo di altre finché tali condizioni specifiche non vengano superate. Devo, in altre parole, mantenere costante l'equilibrio all'interno del rapporto dialettico oggettività-soggettività al fine di trarre vantaggio o, per il mio personale benessere, nell'equilibrio o nella variazione dell'equilibrio stesso. Per essere funzionale in un essere natura, io devo sviluppare il mio essere nella specificità di ciò che sono. Come devo essere invece al cospetto dell'essere supremo? Assoggettato. Devo agire per il suo benessere a discapito del mio. L'essere supremo non può esistere all'interno di condizioni, come non potevano esistere condizioni all'esercizio del potere del comando sociale all'interno del sistema sociale. Ricordatevi che il re aveva il potere assoluto. Faticosamente il sistema sociale imponeva condizioni al comando sociale, condizioni alle quali questo si sottometteva sempre malvolentieri, cercando di aggirarle in tutti i modi, ingannando il sistema sociale, provocandone spesso feroci reazioni. Il comando sociale, costretto nel corso della storia a cedere spazi al sistema sociale, relegava il controllo religioso all'idea pura della ragione in modo da sottrarla al sistema sociale e alla revisione alla quale il sistema sociale prima o poi sarebbe giunto, qualora la libertà del fare fosse stata in grado di giungere oltre il condizionamento educazionale imposto. Si riferisce esattamente a questo Kant, quando parla della capacità della ragione, parlando di vantaggio di questa nel rettificare la conoscenza dell'essere supremo, mettendola d'accordo con tutte le condizioni intellegibili e purificandola da tutto ciò che potrebbe essere contrario al concetto dell'essere originario. Non lo sfiora minimamente il contrario, cioè della necessità della ragione di essere purificata da tutto ciò che induce alla sottomissione al concetto di un essere originario.
Davanti all'essere originario, Kant cala le brache, tutto pur di riaffermare il suo dominio. Perché? Eppure egli stesso ammette che non esiste nessuna prova oggettiva della sua esistenza. Kant pagava il tributo al condizionamento educazionale, come tutti del resto, ma nei confronti di esso gettava i suoi semi di libertà. Il suo atto personale, nel disconoscere ogni prova della ragione dell'esistenza dell'essere supremo, dal suo punto di vista fu un atto di ribellione al proprio condizionamento educazionale, atto che il comando sociale s'apprestava a gestire quando, con l'avvento dei tempi nuovi nei quali il vento di tensioni libertarie cominciava a soffiare per spazzare la cricca dei delegati del Dio in terra, l'essere supremo usciva dall'empirio per entrare nella trascendenza della ragion pura. D'altronde, afferma Kant, se l'essere supremo affermasse la sua validità senza contraddizioni, sarebbe necessario eliminare tutto quello che ripugna la suprema realtà, sgombrando il campo da tutte le affermazioni contraddicenti, sia atee, deiste e antropomorfiche. Se. La vita non è se. L'affermazione è sempre in positivo, ma in negativo. Il condizionamento educazionale è oggettivazione di un controllo senza sostanza. Questi sono gli elementi. Condizionamento educazionale e oggettivazione di un concetto senza sostanza sono gli elementi reggenti il concetto di essere supremo. Senza questo, l'essere supremo appare per ciò che è: uno spauracchio usato per tarpare le ali ai bambini nel dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Uno spauracchio con la funzione di ricondurre ogni specie di ribelle sotto l'ombrello del comando sociale. Si può sofisticare attorno all'essere supremo, ma nulla più. Rimane solo il dovere per ogni essere umano di rapportarsi col mondo circostante, sviluppando se stesso al suo interno. Ogni forma di assoggettamento è una catena, il cui unico scopo è quello di impedire la libertà del fare, impedendo lo sviluppo del potere di essere. Quel potere interno, proprio di ogni essere vivente all'interno della natura, che lo porta ad affermare «io esisto», e a mettere in atto tutti i mezzi di cui l'adattamento della propria specie lo ha fornito per migliorare tempo e qualità della propria esistenza. Questo è concluso il libro dell'Anticristo. Oggi 15 gennaio, giorno compleanno di mia figlia, alla quale ancora faccio tanti e tanti auguri. Scusate un attimo. Leggendo nel libro dell'Anticristo abbiamo delineato quelli che sono tutti i principi fondamentali, tutti i principi costituenti del paganesimo e della stregoneria. Senza questi principi, anche se io a quei tempi non ero ancora pagano, cioè io non mi consideravo ancora pagano, perché le linee di tensione di cui vi ho letto erano solo dei legami che il mondo aveva per legare ogni coscienza, anche se consideravo la natura un essere vivente, percepivo la terra come essere vivente, percepivo il sole come essere vivente, tutte le emanazioni di tutti gli esseri erano mute. Da quando invece ho scoperto che le linee di tensione sono coscienze, e sono coscienze che determinano la loro direzione, determinano il collegamento, determinano la relazione dialettica, hanno una loro volontà, hanno loro determinazioni, in quel momento io ho cominciato a diventare pagano. Per cui sono passato dalla stregoneria al paganesimo, mantenendo la stregoneria all'interno del paganesimo. L'importante nella stregoneria e nel paganesimo è quello che si percepisce. Io posso percepire una cosa, cioè un tramonto mi può dare piacere e suscita in me fortissime emozioni. Queste emozioni che io vivo mi sono date dal tramonto, mi sono date dalla mia relazione di spettatore davanti al tramonto, non sono date da cose diverse. Ora, io posso anche non riconoscere la relazione magica che si costruisce fra me e il tramonto nella misura in cui io assisto al tramonto, cioè concentro la mia attenzione, il mio intento, concentro la mia volontà in quel momento nell'osservazione e nel percepire quanto arriva. Posso anche non conoscere questo, però non posso permettermi il lusso di prendere queste sensazioni e di trasferirle a un oggetto di fantasia. Cioè, il Dio dei cristiani è un oggetto di fantasia.
E io non mi posso permettere di prendere quello che arriva dal mondo che mi circonda, le sensazioni, i dati, le informazioni, ciò che stimola le mie reazioni e trasferirle a un essere astratto come un Dio creatore che non esiste. È questo che distrugge me stesso. Perché se io riconosco, quando sono davanti a un tramonto, che la relazione che si costruisce la relazione fra me e il tramonto, io posso ampliare questa relazione, posso ampliare la relazione magica che si viene costruendosi. Ma se io trasferisco queste sensazioni davanti al creato, a un Dio creatore, a un Gesù, a una Madonna, io non faccio altro che uccidere queste sensazioni, perché anziché alimentarle col mio pensiero astratto, col mio intento, col mio fare, le vado a soffocarle riferendole a un oggetto diverso da quello che la sensazione produce. È questo che va a distruggere gli esseri umani. Andiamo ancora avanti. Bene, ripeto ancora, scusate un attimo. Dal prossimo giovedì cominceremo Gesù di Nazareth, l'infamia umana, e vedremo quali sono gli insegnamenti di Gesù nei confronti dei sistemi sociali, cioè come si devono comportare la Chiesa cristiana nei confronti degli esseri umani. Bene, la Chiesa cristiana si comporta nei confronti degli esseri umani non perché lei è malvagia in sé, ma perché ci sono degli insegnamenti ben precisi che qualificano la Chiesa cristiana. Io vi ho già detto. C'è qualcuno che leggendo il passo dei Vangeli che dice, adesso cito a memoria, non sto leggendo, voi che siete a voi che siete davanti a me vi dico che dovete amare i vostri nemici. Benissimo, questa persona interpreta, Gesù dice di amare i nemici. Invece non è vero, ma è lui che dice a quelli che gli stanno davanti di amare i suoi nemici, cioè dice alle pecore del suo gregge, voi pecore del mio gregge vi dovete amare, cioè voi in quanto pecore del gregge, non dice di amare i nemici. E quando andiamo a verificare più attentamente in Luca il discorso delle mine, troviamo Gesù che dice: portate davanti a me i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi su di loro, e sgozzateli. Per cui non dice assolutamente, Gesù non ha mai detto nei Vangeli di amare i nemici. Dice a quelli che stanno sotto di lui, quelli che si mettono in ginocchio davanti a lui, che devono amare i loro nemici in quanto in ginocchio davanti a lui, ma non dice di amare quelli che non stanno in ginocchio davanti a lui. Non è un discorso sofista questo, è l'applicazione pratica degli insegnamenti applicati al sistema sociale. Cioè, se Gesù avesse detto io devo amare i nemici, fate come me che io amo i nemici, bene. Questo insegnamento sarebbe stato tradotto in maniera diversa, cioè questo insegnamento avrebbe portato la Chiesa cristiana ad amare i suoi nemici. Invece Gesù dice di ammazzare i nemici, sgozzate quelli che sono. E ricordate che la Chiesa cristiana è la rappresentante del Gesù in terra, per cui tutto ciò che fa la Chiesa cristiana viene fatto in cielo. Questo è secondo la sua logica. Per cui quando Gesù dice portate i miei nemici, quelli che non hanno voluto che io governassi sopra di loro e sgozzate la mia presenza, è l'insegnamento, è la direttiva che Gesù dà alla Chiesa cristiana nel fare con gli altri. Per cui tutta la mattanza che c'è stata nel corso dei secoli degli esseri indifesi fatti dai cattolici per imporre la loro religione e nello stesso tempo per avere il controllo del sistema sociale, obbedisce esattamente agli insegnamenti del Gesù di Nazareth. E dire che non è vero è un autoinganno, cioè dire che non è vero è come dire hanno fatto bene a bruciare la gente che non si poteva difendere, hanno fatto bene ad ammazzare tutti i bambini, hanno fatto bene a massacrare i sistemi sociali. Cioè dire che non è vero significa passare dall'altra parte, cioè significa passare che c'è una positività in tutto questo. Attenzione, qui stiamo giocandoci anche un reato. Cioè, nel nostro sistema giuridico c'è il reato che si chiama partecipazione morale. Quando Scalfaro ha detto a fine anno, ha detto tante cazzate, almeno cose che io ritengo cazzate, fra le altre cose ha detto che anche se uno ha fatto un assassinio 200 anni fa, questo è sempre un assassino. E quando la direttiva dell'assassino viene da Dio, l'assassinare persone viene da Dio, cioè fa parte di quello che è l'insieme delle leggi, l'insieme della dottrina,
Chi aderisce a quella dottrina si assume il carico morale di quello che quella dottrina ha costruito. Cioè, se uno diventa cattolico adesso, dice io adoro il Dio dei cristiani, io adoro il Dio biblico, adoro il Dio che la Bibbia è la parola divina, questo si assume in sé tutto quello che è avvenuto da quando quella parola ha agito all'interno degli esseri umani. Cioè, tutto quello che ha avuto di... che ha fatto Dio, questa persona è responsabile moralmente, però ricordatevi che nel sistema giuridico la partecipazione morale viene condannata esattamente come la partecipazione di fatto, la partecipazione in essere, cioè quello che dice ammazzalo a un altro è mandante, quello che dice lui ha fatto bene ad ammazzarlo, ricordatevi che è un reato. Per cui esiste un concetto giuridico, esiste una concezione giuridica che parla di partecipazione morale. Il fatto che si dica ma allora i cristiani non sono mai stati processati, no, non sono mai stati processati perché sia la Costituzione di adesso gli garantisce di poter esprimere le loro idee, però ricordate che i cristiani possono esprimere il loro pensiero soltanto nell'ambito religioso. Come esce dall'ambito religioso sarebbero perseguibili, cioè saranno vicini, e non lo sto dicendo io, solo io questo, guardate su Eunuchi, il regno, Eunuchi per il regno dei cieli, c'è una citazione precisa di alcuni passi fatti da Paolo VI, Giovanni Paolo II e gli altri, in cui la teologa che scrive quel libro dice che se questi qua non fossero stati papi sarebbero stati condannati perché sono vicini alle trasgressioni, cioè sono vicini alla commissione di reati all'interno del sistema sociale italiano. La pratica cattolica è molto vicina a commettere dei reati gravissimi. Cioè, adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra è molto vicino ad essere dei reali. E purtroppo cosa fanno queste persone? Queste persone mettono in ginocchio i bambini. Cioè, il bambino non è che non gli fanno niente, semplicemente gli condizionano la vita facendolo pensare al fatto che c'è un Dio che può punirlo, che può premiarlo, che guarda, che vede quello che fa. Sono minacce. E queste sono minacce atroci. Sono minacce veramente violente. Per il momento si è tollerato che questo avvenisse. Io non so se questo può essere tollerato ancora o non essere tollerato. Io non determino il sistema giuridico e non ho forza per questo. Posso solo esprimere delle opinioni, esprimere delle idee, esprimere delle visioni, esprimere dei concetti. Però non posso determinare il sistema giuridico. Però la lettura della giurisprudenza attuale da questi valori, da questi effetti, produce, cioè in pratica ogni cattolico sarebbe perseguibile a norma di legge. Dopo, finché resta nell'ambito della religione, è salvaguardato dalla Costituzione, però è perseguibile a norma di legge. Per cui stiamoci attenti a dire, cioè noi non stiamo parlando per quelle norme costituzionali che ci garantiscono la libertà di espressione, manco per cazzo, cioè noi quelle norme non ci interessano, non ci riguardano. Il nostro pensiero è all'interno della morale costituzionale, cioè è la morale di quel che dice gli uomini devono essere liberi, gli uomini devono costruire se stessi, gli uomini non devono essere messi in ginocchio, la persona umana deve essere propositiva, per cui noi non mettiamo limiti a questo, per cui il nostro pensiero è all'interno della nostra morale costituzionale. Infatti affermiamo che noi parliamo per le nostre idee, divulghiamo le nostre idee, discutiamo, affrontiamo, teniamo conferenze. Per che motivo? Perché siamo obbligati dalla Costituzione. Cioè la Costituzione della Repubblica Italiana ci obbliga a fare questo. Articolo 4, comma secondo. Non possiamo farne a meno proprio perché la Costituzione ci obbliga. Per cui a noi non ci interessano la libertà religiosa, cioè i commi e gli articoli riguardanti la libertà religiosa. Noi non ci interessano, a noi ci interessa, noi agiamo in base all'articolo 4, comma secondo. Ed è importantissimo, è un distinguo non indifferente. Bene, chiuso questo. Ho già spiegato cosa comincerò la prossima volta, dopodiché continuerò con leggendo Il Sentiero d'Oro, continuerò
leggendo ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, e continuerò ancora leggendo l'ultimo libro che ho scritto, cioè l'ultima fatica, e sono gli effetti della premorte, basandomi su un'analisi del congresso tenuto a San Marino a metà maggio. Cioè, a metà maggio, per 3 giorni a San Marino, c'è stato un congresso sugli effetti della premorte. Io ho partecipato, ho assistito e ho preso nota a ogni intervento che è stato fatto. C'era gente che teneva la cattedra dell'Università di Edimburgo di parapsicologia. C'era un altro personaggio che teneva, ed era Morris, che tiene la cattedra di parapsicologia di Edimburgo, che è l'unica cattedra di parapsicologia esistente in Europa. C'era Beloff, che è sempre la stessa università, teneva la cattedra invece di psicologia fino a qualche anno fa, ed è un filosofo psicologo. C'era un altro a Miami, aveva come si chiamano? Una fondazione che viene finanziata anche da privati per capire gli effetti della morte, per vedere se c'è la vita oltre la morte, e ha fatto il suo intervento. E poi c'erano alcuni parapsicologi italiani, c'erano molti medici, molti anestesisti, medici che seguono rianimatori, proprio persone che hanno avuto incidenti stradali, che stanno per morire, e raccontavano tutte le esperienze, tutte le storie che ci sono state. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao Cinzia. Troppo No, è troppo presto. Ciao. presto, ciao. Ciao. E su questo è un lavoro che ho finito appena adesso di analizzare e di vederlo in relazione ai principi del libro dell'Anticristo. Devo dire questo: da tutta la conferenza che si è tenuta, il libro dell'Anticristo e tutta la visione pagana della vita è uscita grandiosa. Non si è salvato il cristianesimo, non si è salvato nessuna teorizzazione. Si è salvato, cioè, non si è salvato nessuna, e tutto quello che è stato detto coincide con i principi del libro dell'Anticristo. Poi possono essere letti in maniera diversa, usati un linguaggio diverso, messi in maniera diversa, però il libro dell'Anticristo è stato un trionfo, almeno dall'analisi fatta da tutti questi personaggi. Bene, andando avanti così, vi ricordo che il giorno 7 febbraio 1998, ripeto, sabato 7 febbraio 1998, alle ore 18:30, teniamo una conferenza espositiva dei concetti del paganesimo, della stregoneria e della magia. E la conferenza si intitola Paganesimo, magia e stregoneria come liberazione dall'oppressione cristiana. Perché questo titolo? Perché noi ci contrapponiamo al cristianesimo, non è inutile che andiamo a menarci, siamo tutti, vogliamoci bene. E la via del paganesimo e della stregoneria è in contrapposizione ai concetti cristiani. I concetti cristiani sono sottomissione delle persone alla parola divina. Poi, che qualcuno gli piace la sottomissione, dice che Dio ha ragione, cioè Dio ha il diritto di sottomettere gli esseri umani, questo è un concetto cristiano. Cioè, il cristiano, siccome si sottomette a Dio, ritiene che Dio abbia il diritto di sottomettere gli esseri umani, per cui gli esseri umani devono adattarsi alla parola divina, ma questo è un concetto cristiano. Noi invece diciamo che gli esseri umani devono costruire la loro libertà. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao. Io sono io, oggi ti perseguito. Ciao. Ciao, ascolta, da quanto interessante, sto seguendo la tua interessantissima trasmissione anche stasera, Grazie. però volevo chiederti se è possibile, nella trasmissione di oggi, a un certo punto, attraverso la radio? No, si abbassa un po' la radio. Sì, va bene? Va bene. A un certo punto, siccome la cassetta che avevo non è bastata a registrare tutto, e quindi non ho potuto seguire bene l'intervento di un'ascoltatrice che parlava di una sua esperienza, dico quello che mi ricordo, Sì. perché ho sentito anche poco,
di una persona che era morta e che a un certo punto hanno sentito come un senso di sollievo, mi pare di aver capito una cosa del genere. Beh, allora, Quello che era io, interessante. mi senti? Mi senti? Mi senti? Aspetta. Sì, Perfetto, mi adesso senti? sì. Ecco, Sì. allora, le dicevo questo, no? Che più o meno lei faceva come me, no? Sì. Cioè, lei diceva che prima era come me e io questo gli ho negato. Dopodiché ha detto che ha avuto un'esperienza di assistere a una morte completa che è venuto, che non voleva prendersi l'anima, cioè ha avuto questa sensazione, no? E gli ha dato l'estrema unzione e lei ha sentito in quel momento che c'era qualcosa. Cioè si è cambiata un po' l'atmosfera e ha sentito che c'era qualcosa. Questo è più o meno. E da là lei ha cominciato un processo di conversione, diciamo, è tornata in chiesa, Sì, eccetera. ma ho capito, però Claudio, Sì? quello che era interessante era la tua risposta. Se tu puoi. Allora, va bene, te la ridico tranquilla. Va Sì, bene. Ok, tanto vedo che non sta arrivando nessuno, per cui penso che avrò qualche minuto. vuoi che metta giù? Ecco, Sì, te la dico per radio. e Però se se. non è esattamente la stessa, non arrabbiarti, perché è abbastanza difficile ricordarsi tutti gli elementi. Sì, ma tu parlavi che del corpo luminoso, che questo morente ha potuto, diciamo, partorire questo. Sicuramente è andata così. Sì, 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 sì. però se tu, ecco, se Ti tu la. ripeto un po' tutto, cerco di essere preciso. Sì, D'accordo. sì, allora metto giù. Va bene, ciao. Ciao Claudio. Allora, riprendo il discorso di oggi su questo, probabilmente ha colpito la nostra radioascoltatrice. Il punto è questo, questa persona era diventata, non so, atea o qualcosa, comunque ha detto come me, io ho detto che non è vero, però lei ha detto come me, per cui sicuramente era contro la Chiesa, era contro la religione. Questo sforzo di uscire dalla religione non è stato un atto di magia e di trasformazione di se stessi, è stato un ragionamento, cioè è stato sicuramente un ragionamento razionale, logico, in cui ha visto che la Chiesa pratica certe cose, che la religione non la soddisfava, per cui ha dedotto che la religione non andava per lei, era una cosa che lei rifiutava. Però è stato un discorso è stato un effetto della ragione, un effetto del pensiero. Ma la religione cattolica non è che tocca il pensiero, tocca il condizionamento educazionale, cioè mette in ginocchio i bambini finché sono piccoli. Il ragionamento per uscire dall'essere in ginocchio è solo un ragionamento razionale e un ragionamento razionale implica una forte, una grande fatica. Per cui quando l'individuo esce dal controllo religioso solo col pensiero, ha fatto un enorme sforzo, però non ha rimosso il proprio condizionamento educazionale. Cosa si è trovata questa persona? Si è trovata davanti a uno che stava morendo. Allora, lei ha potuto osservare il prete che non è arrivato là come fregandosi l'anima, ma che aveva un comportamento, diciamo, per l'occasione, ed è un comportamento no normale, insomma, vengono anche addestrati ad avere quell'atteggiamento, non è nessun problema. E lei ha visto che non voleva quasi neanche dargli l'estrema unzione, a un certo punto gli ha dato l'estrema unzione, in quel momento più o meno ha espirato, comunque in ogni caso in quegli attimi cosa è successo? È successo che questo è morto e lei ha avuto una sensazione, questa persona ha avuto una sensazione che c'era qualcosa oltre la morte, cioè che c'era qualcosa che non andava. E qualcosa che non andava, non andava nella sua ragione, cioè nel suo pensiero. E cosa è successo? Che questa sensazione ha rimosso tutto il lavoro di uscita dalla religione che lei ha fatto a livello di ragione, a livello di pensiero, a livello di ragionamento. E l'ha riportata al suo condizionamento educazionale iniziale. Per cui è come se lei si fosse tolto un peso, che ecco, ho trovato una motivazione per cui credere. Cioè, finalmente il suo condizionamento educazionale poteva sfogarsi perché riusciva a rimuovere tutta la fatica che lei aveva fatto attraverso il pensiero per uscire dalla religione. Cos'era successo in pratica? E allora lei a quel punto è ritornata in chiesa, è ritornata e chiaramente non accetta la chiesa probabilmente come organizzazione di uomini, organizzazione, però l'accetta in quanto Dio, in quanto Gesù, in quanto Cristo. Infatti criticava alcune cose che avevo detto io, diceva che non sono preciso, beh, questo non mi è piaciuto molto, ma comunque, vabbè, insomma, probabilmente secondo lei
il fatto che il Deimos, cioè il Dio che cresce dentro gli esseri umani, accettasse di essere scacciato, ma supplicasse di andare nei porci, secondo lei era una cosa importante rispetto al fatto che Gesù li scaccia e li manda nei porci, come io avrei detto, beh, per me questo non è importante. La questione per me era che Gesù scaccia il divino che cresce dentro gli esseri umani per poterli mettere in ginocchio. Questa è l'unica cosa che mi interessa. Poi, se non sono stato preciso, non sono stato preciso in quel momento, penso che sia abbastanza irrilevante. Cos'era successo in pratica a questa signora? Era successo che davanti a un evento della morte di un essere umano, davanti alla morte di un corpo fisico, probabilmente per una qualche occasione, semplicemente anche così perché era la vita naturale di quella persona è riuscita a partorire il proprio corpo luminoso. Ora, noi abbiamo sempre detto che la vita è un'occasione per costruire il nostro corpo luminoso, è un'occasione per costruire noi stessi. Non è che automaticamente costruiamo noi stessi. La vita umana, vissuta in modo normale, con le regole sociali normali, senza grandi casini, senza grandi peli, porta comunque alla costruzione del corpo luminoso. È solo quando ci si mette in ginocchio, quando si è completamente distrutti, che si distrugge il proprio corpo luminoso. Il prete, diceva sta signora, aveva delle reticenze di andarlo a dargli estremunzione. Io non vorrei, e qua è ipotesi mia, che questo qua sia stato effettivamente un mangiapreti, uno che li mandava a quel paese, uno che si faceva i fatti suoi. Farsi i fatti propri, vivere col sesso, praticare le proprie cose, in effetti dà un livello di libertà molto potente, è un livello di ribellione che ti porta a costruire il corpo luminoso. Per cui già questo mi lascia un po' perplesso. Ora, il corpo luminoso si può costruire con con vari gradi di potenza, no? Noi avevamo già detto che il quarto stadio della vita umana si può essere liberi per gli stregoni, per gli apprendisti stregoni, per chi ci riesce davvero sufficientemente potente per andare via. Poi esistono dei gradi inferiori che ti aggreghi con altre coscienze per continuare a svilupparti, però sviluppi sempre il corpo luminoso. Bene. Questa persona che è morta ha sviluppato il proprio corpo luminoso e chiaramente ha accarezzato tutte le persone che gli stavano attorno. E lei ha sentito questo. E questo gli ha fatto nascere i suoi problemi. Vediamo un attimo. Pronto? Diretta. No, in diretta, dai. No, no. Devo aspettare allora. Ok. Ok, ciao, ciao. No, io cerco di mettere tutte le telefonate in diretta. Allora, se volete parlare con me, io sono Claudio Simeoni, ripeto, Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera. Mi trovate sull'elenco telefonico, mi date un colpo di telefono a casa, un'ora decente, io vi rispondo. Non vi faccio pagare niente, come non ho mai fatto pagare niente a nessuno, e vi do quello che ho, insomma, tanto è tutto gratis. Ho trasmesso a questa radio almeno non so quanti segreti degli stregoni, tanto i segreti degli stregoni no, sono non segreti, perché l'importante è riuscire noi ad afferrare, non tanto le cose non sono nascoste. Continuando il discorso, praticamente è successo che questa persona è riuscita a costruire il proprio corpo luminoso e ha toccato, ha accarezzato, si è dilatata a tutti i presenti. Lei o era già predisposta, perché aveva già detto prima che lei era atea, eccetera, per cui c'era uno sforzo intellettuale che lei aveva fatto, per cui c'è una base sostanziale nella persona, non è la persona sottomessa che si è distrutta. Per cui lei ha chiaramente percepito qualcosa, cosa abbia percepito, bisognerebbe entrare nella sua formazione di corpo luminoso, però nella ragione, nel suo pensiero, ha messo dentro questo dato. C'è qualcosa oltre la morte che è stata fatta scatenare dal prete. Allora ha legato la sensazione che ha avuto con la presenza del prete che forse c'è qualcosa di vero. Questo ha rimosso la sua forza che lei aveva messo per uscire dal cristianesimo e l'ha riportata in chiesa. In pratica l'ha riportata al condizionamento educazionale. Cioè, anziché dire, cavolo, se c'è qualcosa vado a cercarlo, l'ha ripiegata su se stessa. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto, Rete Gamma 5? Sì? No, C'è Romina? no, arriverà dopo forse, ciao. Ah boh, ok, ciao ciao. Questo è il discorso che faccio io.
In realtà esistono spesso di queste cose. Io ho letto fino a poco tempo fa la Madonna che appare a un'atea, cioè l'atea ha visto la Madonna. Ma noi dobbiamo tenere presente che siamo educati all'interno del cristianesimo, comunque si viene battezzati, comunque si va a cresima, comunque, cioè, penso che i figli di quelli che non vengono battezzati siano in forte crescita, però la percentuale è sempre altissima. Alla scuola materna alla scuola si fa fare il presepe, si parla di Dio, si parla del Gesù buono, Gesù che nasce nella mangiatoia, col bue, cioè c'è tutto questo lavorio di distruzione dell'essere umano che lo si piega a questa descrizione, cioè l'essere umano viene piegato a questa descrizione, per cui è facile che anche l'ateo può alterare la percezione. E cosa fa? Non ha strumenti per leggere le cose che lo circondano, può vedere la Madonna, può vedere Dio, può vedere un sacco di... io ne ho avuto un sacco di queste cosette quando ero piccoletto. E l'importante cos'è? È sospendere il giudizio, l'importante è cercare, l'importante è continuare a sviluppare se stessi e non aver paura delle proprie sensazioni, anzi, mettendoci in ginocchio, tornando in chiesa, questa ragazza sta distruggendo la propria capacità di sentire queste cose, di capire esattamente che cosa sono, vedere se ci sono sue predisposizioni, vedere come queste cose le possono servire a lei per svilupparsi. C'è un rifiuto di tutto questo, vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Ah, pronto, sono io.